Buongiorno a tutti. Vediamo dunque insieme come fare la schedatura di un articolo in rivista. Innanzitutto è importante avere chiaro il range cronologico preso in considerazione dalla Nefilologic. La Nefilologic censisce le pubblicazioni concernenti autori e opere precedenti l'VIII secolo d.C. Per quanto riguarda l'epoca successiva, cioè posteriore all'VIII secolo d.C., la Nefilologic prende in considerazione o gli autori greci latini che hanno trasmesso testi antichi altrimenti perduti, pensiamo ad Areta di Cesarea, Eustazio di Tessalonica, Fozio, Paolo Diacono, Psello, La Suda e così via, oppure più in generale le traduzioni, i commenti, i lavori consacrati agli autori antichi. Si pensi ad esempio agli umanisti dal XIII al XV secolo che hanno giocato un ruolo capitale nella trasmissione dei testi greci latini. Una volta deciso che un articolo pertiene alla Nefilologic, si procede alla sua schedatura. Per prima cosa vanno però inserite le informazioni riguardanti la rivista che contiene l'articolo di nostro interesse. Osserviamo ora come compilare le varie sezioni richieste nel dettaglio. Va indicato il titolo della rivista, in questo caso ICASMOS, e poi l'anno e il volume. In questo caso si tratta del volume 32 del 2021. Per alcune riviste sarà poi necessario indicare la numerazione del fascicolo. In caso l'articolo di nostro interesse sia contenuto in una sezione monografica di una rivista, si deve indicare, come nell'esempio dato, il titolo della sezione monografica, il curatore o i curatori, se sono presenti, le pagine, la lingua, le lingue presenti in tale sezione, e infine la presenza di tavole, di immagini e di indici, come ad esempio indici di nomi, di luoghi o altro. Inoltre va specificato se si tratta di atti di un convegno, nel caso in cui non sia chiaro dal titolo, e se la sezione monografica coincida con l'intero volume. Nell'esempio dato, che siano atti di convegno è indicato dal titolo e che si tratti di una sezione circoscritta e non di un intero volume lo si desume dalla paginazione. Abbiamo indicato infatti le pagine che vanno da 268 a 284 e dunque si tratta di un arco piuttosto ristretto e delimitato. Ovviamente, se si hanno più articoli da schedare all'interno di una sola rivista, questa parte preliminare alla schedatura dovrà essere operata in un'unica occasione. Procediamo ora alla schedatura dell'articolo vero e proprio. Va trascritto il titolo, in questo caso Nonno Elicofrone, traccia dell'Alessandra nella preistoria dionisiaca. Notiamo alcuni elementi. Innanzitutto, i diversi livelli di titolo sono sempre separati da due punti e mai dal punto fermo. Poi si usano le virgolette uncinate doppie, cioè i cosiddetti sergenti, come equivalenti del corsivo. L'opera Alessandra, infatti, è posta fra sergenti. Inoltre, nel caso il titolo sia tutto in maiuscolo o abbia tutte le iniziali maiuscole, va operata una normalizzazione delle maiuscole e delle minuscole. In altre parole, si mantengono le maiuscole solo dove strettamente necessario. Questa è una regola che è importante avere presente, specie con i titoli in inglese. Si procede poi a registrare il nome dell'autore, degli autori del contributo e la rispettiva affiliazione accademica. In questo caso, Magnola Arianna dell'Università degli Studi di Genova. Attenzione! Può capitare talvolta che gli autori abbiano ruoli ben definiti nella stesura dell'articolo, cioè siano i traduttori, commentatori o editori del testo. In tal caso, anche questo dettaglio va registrato. Se gli articoli consistono in note biografiche o bibliografiche, va specificato il nome dello studioso di cui si parla. Non è però questo il caso per l'articolo preso ad esempio. Si registrano poi le pagine del contributo ed eventuali tavole fuori paginazione. Per l'articolo preso ad esempio, la pagina iniziale è la 199, quella finale è la 213 e non vi sono tavole fuori paginazione. Passiamo ora alla segnalazione delle illustrazioni. Vanno distinte
le immagini generiche, che abbrevieremo con IL indipendentemente dal loro numero, possono essere ad esempio foto di rappresentazioni vascolari, monete, epigrafi o altro ancora. Carte geografiche, registrate con il termine francese carte al singolare se l'articolo ne presenta solo una, o carte al plurale se l'articolo ne presenta più di una. Planimetrie, registrate anch'esse con il termine francese plan al singolare o al plurale a seconda che ve ne siano presenti una o più. Rispetto alle carte, le planimetrie sono piante dove la rappresentazione non eccede i confini di una singola città o centro abitato. Vanno assimilate a planimetrie le carte topografiche di città e di siti archeologici e le rappresentazioni in sezione di strutture architettoniche o reperti archeologici anche di piccole dimensioni, come ad esempio i vasi. Infine, va registrata la presenza di ritratti, da indicare sempre in francese con l'abbreviazione portrait, questa volta, come per le illustrazioni, indipendentemente dal loro numero. Tirando le somme, per quanto riguarda le illustrazioni, se si tratta di immagini generiche o ritratti, è sufficiente indicarne la presenza. Se invece si tratta di carte geografiche o planimetrie, occorre dare indicazioni più precise in termini di unicità o pluralità. Procediamo poi alla registrazione di un'altra serie di informazioni. La lingua in cui è scritto l'articolo, qui è l'italiano, e la presenza di un abstract. A tal proposito vanno però fatte delle precisazioni. La presenza di un abstract va segnalata solo se questo è scritto in una lingua diversa da quella del contributo. Inoltre, se l'abstract è compreso nella paginazione del contributo, all'inizio o alla fine, la paginazione dell'abstract non deve essere notata. Se l'abstract non è compreso nella paginazione del contributo, per lo più alla fine del fascicolo o del volume, più raramente invece al suo inizio, si deve precisare a quali pagine figura, se queste ovviamente sono numerate. In questo caso, ad esempio, registriamo l'abstract perché è in lingua inglese, cioè in lingua diversa da quella del contributo che era in italiano. Inoltre, non indichiamo la paginazione perché l'abstract si colloca nell'ultima pagina dell'articolo stesso. Infine, si procede alla stesura di un breve riassunto del contenuto dell'articolo, come nell'esempio. Nella stesura del resumé vanno però seguite alcune norme. Il riassunto, lo ripetiamo, va mantenuto breve, di 3-4 righe al massimo e, se possibile, va limitato ad un unico periodo, usando ad esempio i due punti e il punto e virgola per separare le frasi. Va poi evitato uno stile cronachistico, del tipo l'articolo parla di o l'autore sostiene che. Bisogna invece cercare di mettere in luce gli elementi di novità dell'articolo e i punti salienti. Va adottato uno stile semplice, evitando costrutti e termini troppo ricercati che renderebbero difficile la comprensione ad un lettore non madrelingua italiano. Si possono poi operare rimandi ad altri contributi, ma in poche selezionate circostanze, ad esempio quando il contributo è concepito in risposta ad un altro. In questo caso vanno inseriti però tutti i dati che rendono il contributo citato identificabile. Autore, titolo, anno, casa editrice città, rivista, volume, numeri di pagina. O, se il contributo è registrato nell'Année Philologique, il numero di riferimento che si trova in alto a destra nell'Année Philologique online.
Nel caso di dubbi su quanto appena visto, è utile consultare direttamente la Nephilologique alla ricerca di casi simili oppure di esempi di resumé tratti magari proprio dalla rivista oggetto di schedatura. E poi, molto importante, fare attenzione alle norme che regolano le citazioni nel resumé, in quanto la Nephilologique utilizza dei criteri propri che sono indipendenti da quelli presenti nel contributo schedato, dal quale non ci si deve dunque lasciare influenzare. Innanzitutto, a livello preliminare, si tenga conto che per autori, opere, iscrizioni e papiri greci si utilizzano le abbreviazioni del dizionario greco-spagnolo, mentre per autori e opere latini si utilizzano le abbreviazioni del Thesaurus Lingue Latine. Diamo ora un esempio di citazione di opera antica. Notiamo come, fra nome dell'autore antico e opera, vada apposta una virgola, come nell'esempio della Medea Euripidea. Nel caso successivo, invece, dal momento che le storie di Tucidide sono indicate dalla sola abbreviazione dell'autore, non vi è alcuna virgola che preceda l'indicazione del libro. L'esempio tucidideo ci dà modo di notare anche un paio di altri elementi. Il primo è che i libri all'interno delle citazioni sono indicati sempre con numeri arabi. Il secondo è che i libri, paragrafi, sottoparagrafi o i versi vanno separati tra loro da una virgola seguita da uno spazio. Per quanto riguarda le iscrizioni, se si tratta di iscrizioni edite, occorre citare l'edizione di riferimento. In caso di iscrizioni inedite, indicare invece la lingua, il luogo di provenienza, la datazione, il luogo di conservazione e il numero di inventario. Se si citano reperti archeologici, occorre riportare luogo di provenienza, datazione, luogo di conservazione, numero di inventario, esattamente come nell'esempio dato. Infine, i manoscritti si citano indicando città, biblioteca, fondo e segnatura. Vediamo poi alcune norme ortografiche applicate in esempi concreti di abstract. Si trovano tra virgolette uncinate doppie le parole o porzioni di testo in latino, come sacrum, ius, matrimonium, adoptio, institutio redis, esponsio. Fanno però eccezioni i toponimi, che non sono mai posti fra virgolette, come in questo caso Ermopolis Magna. Ancora, si trovano sempre tra virgolette uncinate doppie le parole straniere, i titoli di opere, a patto però che non siano accompagnati da un'indicazione numerica, nel qual caso si rimanda alle regole per le citazioni che abbiamo visto poco fa. Per quanto riguarda poi le parole greche, se sono termini tecnici o entrati in uso, non si devono usare le virgolette, come per polis e pathos. Se sono parole non entrate nell'uso corrente, vanno invece sempre usate le lettere greche, come ad esempio per physis e ousia. Uno dei passaggi più importanti nella schedatura di un articolo è quello della classificazione. La segnalazione di una pubblicazione entro la Nephilologique comporta infatti innanzitutto una classificazione tematica. Le pubblicazioni incentrate su un autore o un testo antico vanno collocate nella relativa rubrica della prima parte, autori e testi, mentre le altre pubblicazioni devono essere segnalate in una delle numerose sezioni della seconda parte, materie e discipline. Per collocare correttamente una pubblicazione nella struttura dell'annè, occorre prestare bene attenzione al focus del contributo e domandarsi a quali categorie di studiosi e di fruitori dell'annè esso è principalmente destinato. Ad esempio, un contributo che sia prevalentemente su Aristotele va classificato sotto Aristotele, quindi in una rubrica della prima parte dell'annè, mentre un contributo sulla filosofia antica in generale, ad esempio sulla storia delle idee o su una o più scuole filosofiche, andrà collocato nell'area disciplinare filosofia e storia delle idee, quindi nella seconda parte dell'annè. Ogni sezione, poi, sia della prima che della seconda parte dell'annè Philologique, è divisa in ulteriori sottosezioni. Una volta individuata quindi la sezione più pertinente per un determinato contributo, va specificato se si tratta di testo
text, util, recepzione survie o étude. La sezione text è dedicata alle edizioni del testo, anche a traduzioni e a monografie che contengono commenti di un'opera o di parte di essa. Ad esempio, un'edizione di un testo di Aristotele andrà collocata nella sezione text sotto Aristotele. Questa sezione è quindi di solito prevalentemente associata alle rubriche della prima parte dell'année, cioè alle rubriche relative a autori e testi. Tuttavia, può essere utilizzata anche, ad esempio, nel caso di edizioni di testi papiracei o epigrafici. Quindi, per fare un esempio ancora, l'edizione di un'iscrizione greca andrà collocata nella sezione epigrafia greca sotto text. La sezione utile, invece, è utilizzata per strumenti di consultazione utili per chi studia un determinato autore o testo, una determinata disciplina, ad esempio per dizionari alfabetici o enciclopedici, per lessici, bibliografie. Ad esempio, una bibliografia di Pindaro andrà collocata sotto Pindaro Utile. La sezione recezione survie è invece utilizzata per i casi di ricezione, cioè viene utilizzata per quelle pubblicazioni relative a come un autore o un testo è stato letto e interpretato in una data epoca in un dato contesto e alle modalità di trasmissione alla posterità di quel dato autore o testo. Per questa ragione questa sottosezione è pertinente solo per le sezioni della prima parte, autori e testi, mentre non la ritroviamo nelle sezioni della seconda parte dell'année, materie e discipline. Infine, étude viene utilizzato per tutti quei lavori che non rientrano in nessuna delle categorie precedenti. Per vedere poi nel concreto quali sono queste sezioni per noi disponibili per la classificazione, può essere utile fare una ricerca sull'année philologique o su una copia cartacea di un volume recente dell'année philologique, oppure si può consultare il sito online dell'année philologique. In questo caso, ad esempio, l'indicazione per le classificazioni del tipo autori e testi può essere ricavata nella pagina di ricerca semplice, il campo autori antichi e testi. Posso iniziare a digitare l'autore che mi interessa, ad esempio Aristotele. Scelgo l'Aristotele che mi interessa e in questo caso mi ricordo che esistono diverse sezioni, quindi étude, util, recepzione survie e test. Se nel caso che sto analizzando si tratta di una edizione, diciamo il contributo tratta di un'edizione di un testo di Aristotele, sceglierò ad esempio la rubrica Aristotele Text. Per quanto riguarda le diverse arti disciplinari della seconda parte dell'anno, queste possono essere ricavate andando nella pagina Ricerca avanzata. In fondo, sommario, tutte le discipline accademiche, cliccando qui mi viene qui riproposta sostanzialmente la struttura della seconda parte dell'année philologique, divisa in tutte le sue macro sezioni, letteratura, linguistica, fonti non letterarie e così via. Cliccando poi via via posso accedere ai vari livelli successivi. Quindi la macro sezione letteratura è divisa a sua volta in tre sezioni, le ultime due sezioni sono a loro volta divise in ulteriori sottosezioni. Una cosa che è importante tenere a mente è che nel momento in cui scegliamo una sezione per la classificazione non possiamo scegliere le macro sezioni, per così dire, ma dovremmo andare a scegliere le sezioni che si trovano alla fine di questo albero. Quindi, ad esempio, non è possibile classificare un contributo sotto letteratura o sotto generi letterari in generale, ma dovremmo scegliere una rubrica specifica e nello specifico poi, se si tratta di util, text ed étude. Quindi in questo caso, ad esempio, possiamo scegliere di classificare un contributo sotto poesia, étude. Torniamo ora quindi all'articolo che stiamo schedando su Nonno e Liccuprone. In questo caso la collocazione che pare più opportuna è quella sotto Nonno di Panopoli, étude. Scegliamo Nonno di Panopoli perché il focus è appunto sul Nonno di Panopoli e scegliamo la sezione Etude perché non si tratta di una edizione del testo, ad esempio, né lo studio riguarda la ricezione di Nonno. La sezione quindi che scegliamo per la classificazione è Nonno di Panopoli Etude. Una volta individuata la sezione più pertinente per la classificazione, ci si può chiedere se è opportuno aggiungere anche dei Rambois, uno più Rambois. Con il termine Rambois rinvio si intende un rimando ad una sezione dell'année philologique che sia diversa da quella scelta per la classificazione principale.
Le rubriche da prendere in considerazione sono esattamente le stesse che abbiamo visto in relazione alla classificazione, il che significa che possiamo fare un rambois ad un autore oppure ad una sezione della seconda parte dell'année philologique, materie e discipline. Alcune cose da tenere a mente in relazione a rambois. In primo luogo, è opportuno cercare di limitare il loro numero, quindi non fare più di 5 rambois per ogni articolo. Inoltre, non vanno mai inseriti rambois ad autori o sezioni dell'année che non sono stati nominati nel resumé o che non compaiono nel titolo. Ad esempio, un rambois alla sezione papirologia indica che si sia fatto almeno un accenno ai papiri nel resumé o che questi siano stati menzionati nel titolo, che vuol dire che nel momento in cui decidiamo di aggiungere un rambois ad un autore o ad una sezione dell'année philologique, nel caso in cui diciamo, le ragioni di questo rimando, di questo rambois, non siano già evidenti dal titolo stesso del contributo, dovremo preoccuparci che emergano se non altro dal nostro resumé, che vuol dire che dobbiamo quindi scrivere un resumé dal quale emergano ecco, le ragioni le ragioni per cui abbiamo scelto di inserire un determinato rambois rimando. Cioè il resumé deve sempre rispecchiare perché sono state fatte determinate scelte in termini di classificazione e rambois. Inoltre, nel caso in cui dal titolo non risulta poi comunque evidente il legame tra il nostro rambois, il rimando che abbiamo fatto e il contributo, va sempre specificato tra parentesi quadro in due o tre parole perché questo rambois è rilevante. Ad esempio, in questo caso in cui vogliamo fare un rambois alla sezione Recepción et Survie di Omero, ma dal titolo non emergono le ragioni di questo rambois. In questo caso possiamo quindi annotare in non più di due o tre parole il perché abbiamo scelto di fare un rimando a questa sezione. Quindi, ad esempio, in questo caso potremmo annotare influenze omeriche in Aristofane, intendendo che nel contributo vengono trattate le influenze che il testo omerico ha avuto su Aristofane. Questo quindi giustifica il nostro rimando alla sezione Recepción et Survie di Omero. Nel caso del nostro contributo su Nonno e Licofrone, faremo un rambois appunto a Licofrone. In questo caso, già dal titolo Nonno e Licofrone, diciamo, è evidente il perché abbiamo scelto di inserire un rimando anche a Licofrone. Se così non fosse, cioè se dal titolo questo legame non emergesse, avremmo potuto aggiungere anche qui un giustificativo, cioè una brevissima nota con cui viene specificato, esplicitato la ragione di questo rimando, di questo rambois. La schedatura dell'articolo si conclude poi con la sezione degli indici. Nell'Annale Filologica abbiamo diversi indici: un indice dei nomi antichi per tutti i personaggi vissuti fino al VI secolo d.C., un indice dei nomi moderni per quanti sono vissuti dal VI secolo d.C. in poi, un indice dei luoghi geografici e poi nella versione online anche un indice dei passi citati e un indice cronologico. Lasciando per il momento da parte il discorso per quanto riguarda l'indice cronologico, è opportuno notare che rientrano in questa sezione tutti e solo i nomi, i luoghi, le città menzionati esplicitamente nel titolo nel resumé. Non vanno quindi inseriti mai dei tag a qualcosa che non compaia nel resumé o nel titolo. Se ad esempio si reputa che sia opportuno taggare anche un determinato passo di un'opera antica, bisogna fare in modo che tale riferimento compaia anche nel resumé, se non è già nel titolo. Inoltre, gli autori antichi menzionati non vanno indicati qui, quindi nell'indice dei nomi antichi, ma vanno inseriti come rambois, a meno che questi non siano presi in considerazione nel contributo schedato come personaggi storici e non per la loro attività letteraria. Ad esempio, per Giulio Cesare esiste una rubrica nella sezione autori e testi, ma si può usare il descrittore invece del rambois se il contributo si concentra esclusivamente sul suo operato come personaggio storico e non prende in considerazione la sua attività come autore di testi letterari. Il primo indice che incontriamo è quello dei nomi antichi, che, come detto, viene utilizzato per tutti quei personaggi che sono vissuti fino al VI secolo d.C. In questo caso è sempre utile, se possibile, indicare non solamente il nome, ma anche alcuni dettagli riguardo a questo personaggio, quindi ad esempio la sua funzione, la sua carica e le sue date di nascita, di morte o almeno il secolo di riferimento. Ad esempio, qui abbiamo riportato alcuni esempi, per lo scultore Telesino è stato appuntato che si tratta di uno scultore che è vissuto tra il VI e il V secolo a.C. Nel caso di Marco Emilio Lepido invece è possibile essere ancora più specifici e dare ad esempio gli anni dei suoi consolati. Nel nostro articolo riprendiamo il nostro resumé e vediamo che vengono menzionati tre
personaggi che rientrano nell'indice dei nomi antichi, Ecate, Cadmo ed Hermes, che quindi inseriremo nel nostro, sotto, diciamo, nel campo dell'indice dei nomi antichi. Dopo l'indice dei nomi antichi segue l'indice dei nomi moderni. Funziona sostanzialmente allo stesso modo, quindi è sempre utilizzato solo per personaggi che vengono esplicitamente menzionati nel titolo, nel resumé, e anche in questo caso può essere utile annotare qualcosa, qualche dato in più relativo al personaggio. Segue poi l'indice dei luoghi geografici, anche in questo caso è opportuno essere precisi e indicare, ad esempio, se possibile, lo stato e la provincia moderni del luogo che si è andato, che si è scelto. Del luogo che si è taggato, e un altro fatto importante è che in questo caso vanno annotati non i luoghi, non la denominazione del luogo nell'antichità, ma il centro moderno corrispondente. Nel caso del nostro articolo, anche questa sezione verrà lasciata in bianco perché non ci sono rimandi a dei luoghi. Possiamo invece compilare la sezione dei passi. In questo caso abbiamo qui un rimando all'Alessandra e a tre passi delle Dionisiache di Nonno. Tutti questi luoghi, diciamo, vanno inseriti nell'indice dei passi. Quindi abbiamo primis l'Alessandria di Licofrone e poi i tre passi citati di Nonno. Quindi vediamo qui che vanno citati non solo i passi puntuali, ma anche eventualmente le opere intere, i titoli delle opere intere. La sezione che segue nel modello di scalatura è quella in cui vanno riportati eventuali rimandi ad altri contributi. Come si è già visto, si parla qui eventualmente di fare dei rimandi e dei contributi che siano effettivamente pertinenti, cioè nel caso in cui, ad esempio, l'articolo è concepito totalmente in risposta ad un altro che quindi si ritiene opportuno indicare, come in questo caso si tratta di una discussione a margine di questo articolo che viene quindi qui riportato. In questo caso, come già accennato, bisogna riportare il numero di riferimento nell'Annephrologique che si trova nella pagina online della scheda del contributo bibliografico in alto a destra e poi i dati dell'articolo nello specifico. Infine, l'ultima parte è quella che riguarda l'indice cronologico. Va qui specificato il range cronologico a cui si riferisce l'articolo. E nel nostro caso abbiamo scelto di indicare qua i secoli di riferimento degli autori trattati nel contributo, che sono IV e III secolo a.C. e IV e V secolo d.C. per Licofrone e Nonno. Come per tutti gli altri indici, anche l'indice cronologico non va inteso come complementare a titolo e resumé, ma la scelta di un determinato periodo cronologico deve essere in linea di massima coerente con quanto emerge dal titolo o dal resumé. Di conseguenza, se non facilmente deducibile, occorre includere eventualmente nel resumé tutte le informazioni che possono essere utili a comprendere la scelta di un determinato secolo o intervallo di secoli per l'indice cronologico. Con l'indice cronologico si conclude quindi la schedatura del nostro articolo. Grazie per l'attenzione e buon lavoro.